Siamo con De Donà, centro del Caldaro, una gara solida, tosta a parte vostra, avete subito il Varese soltanto per 10 minuti nella seconda frazione e poi è una gara ampiamente controllata. Sì, una gara tosta, dal mio punto di vista entrambe le squadre non hanno giocato il loro miglior hockey, però alla fine gara secca, arrivi in fondo è così, tutti un po' provano di dare il massimo. Siamo riusciti a non subire troppo, perché controllarla forse è un'esagerazione, però non abbiamo subito troppo il loro gioco, a parte quei 10 minuti che dicevi te, che siamo riusciti a stare solidi in difesa e contrattaccare velocemente. Direi che anche una delle chiavi è la situazione di inferiorità numerica, magari ne è concesse forse troppo, rispetto a voi siete andati molto molto ordinati in queste situazioni, e anche quando ho dovuto giocare in box play, ho dovuto giocare a parte l'ultima. Sì, sapevamo che le situazioni di special teams sarebbero state importanti oggi. Ci siamo preparati bene durante la settimana, abbiamo studiato un po' come giocavano loro, siamo riusciti a contenerli quando eravamo in inferiorità e anche dal punto di vista delle penalità siamo riusciti a essere bravi a contenere le emozioni per non esagerare magari e incappare in penalità. Ecco, un anno dopo Caldaro è ancora in finale di Coppa Italia, l'anno scorso con i padroni di casa, quest'anno con Pergine. Come vedi questa sfida che affronterete tra 24 ore? Ma rispetto all'anno scorso devo dire che è meno aspettata, magari questo raggiungimento della finale. E sicuramente oggi eravamo i sfavoriti, domani ancora di nuovo. E niente, noi veniamo qua, cerchiamo di dare il massimo e cerchiamo di lavorare per un obiettivo unico. Ecco, per chiudere, tanta gioia, abbiamo visto al rientro in spogliatoio. Cosa vi ha detto il coach, se si può dire? Ma poche parole, uno di poche parole, lui ha detto semplicemente mangiate, dormite, domani c'è un'altra partita, bisogna prepararsi. Grazie mille.